Radio Azimut, la radio ufficiale della Federazione Italiana Sport Orientamento, presenta Terzo Grado. Eccoci, ci siamo pronti, questo è il primo appuntamento da non perdere, avete sentito la sigla, ma non sono da solo, anzi, innanzitutto mi presento, io sono Alex Dessì, ma accanto a me c'è Stefano Mappa, responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Sport Orientamento, giusto Stefano? Esatto, ciao, un saluto a tutti quanti. Allora Stefano, noi vogliamo sviscerare un pochino quello che è lo sport orientamento, vogliamo farlo arrivare anche agli altri, ai pochi che ancora non lo conoscono. Esatto, il nostro programma e la nostra missione è proprio quella di diffondere la conoscenza dello sport dell'orientamento, certo. Lo sport dei boschi. Certo, lo sport dei boschi, ma è difficile con questa bussola, io mi perderei. Assolutamente, sei ci sicuro? Vuole una buona preparazione fisica, una sana lettura della carta, una capacità di muoversi con la bussola nel bosco, nella giusta maniera e via. Ma tu ti sei perso, però ce l'avevi la bussola per venire in radio? Non diciamo questo. Vabbè, no, non si è perso, dai. Non trovava l'orientamento giusto per la nostra emittente. Scherzi a parte, lo sai che abbiamo anche un ospite? Anzi, tu lo sai perché me l'hai presentato tu, l'ospite di oggi. Possiamo dire ex o è cantante? No, secondo me è un cantante. Anche per me, perché è veramente molto bravo. È molto bravo, esatto. E stiamo parlando di, non ve lo dico, lo diciamo? Diciamolo, diciamo, siamo qui per questo. Dai. Siamo qui per questo, sarà Stefano Zarfati il nostro primo ospite per quanto riguarda Terzo Grado, giusto? Perché noi nel Terzo Grado torchieremo a dovere il nostro ospite, ce ne saranno altri sicuramente nelle prossime settimane, ma oggi abbiamo voluto iniziare con lui perché tra l'altro anni fa incise anche la colonna sonora, se vogliamo dire, per quanto riguarda lo sport orientamento, giusto? Esatto, lui contribuì molto a quello che è stato un evento internazionale di grandissimo rilievo, vale a dire i campioni del mondo giovanili. E poi all'interno di questo nostro appuntamento daremo anche così le date degli appuntamenti che ci saranno con lo sport d'orientamento, e le gare e tutto il resto, giusto? Esatto, faremo un po' il punto della situazione di quelli che sono i principali eventi del fine settimana. Certo, per il momento però musica, rimanete con noi. Sweat
Ti piacciono i Genesis? Abbiamo ascoltato i Genesis. Troppo. Troppo. Sono bravissimi. È la grande musica internazionale qui all'interno di questo nostro appuntamento da non perdere. Mi raccomando, questa è Radio Azimut. Alex DC e Stefano Mappa. Stefano, vuoi fare qualche ringraziamento in questo nostro primo appuntamento? Innanzitutto doveroso ringraziare la società che ha messo a disposizione l'atleta, poi alla fine Stefano Zarfati, sì, un cantante, un bravissimo cantante, ma anche un atleta della corsa d'orientamento. Ringraziamo quindi la società romana della corsa d'orientamento Club Roma, che si è insomma messa a disposizione del nostro progetto. Certo, e dopo allora avremo Stefano Zarfati, ma per il momento voglio fare quattro chiacchiere con te. Dai, ti metto sotto torchio. Sotto torchio, terzo grado per me. Al terzo grado per te. Vogliamo aprire subito col terzo grado per te, e allora vai con la sigla. Terzo grado. No, dai, scherzavo, è sbiancato, è diventato bianco. No, non ti preoccupare, volevo sapere soltanto quali sono le prossime date per quanto riguarda gli sport d'orientamento. Ma guarda, questo è un periodo che è aperto allo sci orientamento. Ah. Quindi neve permettendo, in programma, in calendario ci sono i vari campionati italiani. Bene, si inizia il domenica prossima, il 25, con una gara di Coppa Italia di sci orientamento, che è la quarta prova, ma è anche valida come campionato italiano sprint. Location della manifestazione Passo Coe a Trento, e il giorno dopo si replica con il campionato italiano sulla distanza longa, sempre di sci orientamento. Nella stessa giornata c'è una prova di Coppa Italia di Trailo, orientamento di precisione. Questo invece ci spostiamo leggermente più a sud, arriviamo ai boschi di Carrega di Sala Baganza in provincia di Parma. Se i nostri ascoltatori ne volessero sapere di più, c'è un sito? Certamente, il nostro sito è www.fiso.it, e chiaramente ad essa sono collegate le pagine Facebook, Twitter, Instagram, quindi social network a pieno ritmo, proprio per ascoltare più da vicino i nostri tesserati e i nostri amici. Ma il nostro programma dove si potrà ascoltare? Molto semplicemente. Basterà cliccare sul logo Radio Azimut del sito della Federazione Italiana Sport Orientamento. Ma non chiedermi perché non sono ricco, ho perso tutto, ma io sono happy, io ci ho provato, sai, non amo il lusso. Si innamora, non so perché si sa.
Radio Azimut, no no, la radio è sempre la stessa, Radio Azimut è il titolo del programma che state ascoltando con Stefano Mappa, responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Sport e Orientamento, e naturalmente con me Alex De Sì. Per te Stefano un altro brano, aspettando il nostro ospite che sarà Stefano Zarfati a breve, ospite telefonico, io voglio dedicarti il prossimo brano. So che tu ami la musica internazionale del passato, allora per te i Rolling Stones. Radio Azimut. Terzo grado. Correre di notte per la strada è un modo come un altro per pensare un'altra cosa. Il mondo a luci spente mi nasconde dalla gente per stare un po' con me. Correre più forte verso casa, fermarsi a prendere fiato sotto a una finestra accesa e dietro i vetri l'eco di una festa che mi chiama. Ma non mi fermerò, però, però,
tutto ciò che eravamo. Ti ricordi quante volte ti ho rincorsa per la strada, quanti pomeriggi persi per amarti, persi per salvarci, adesso no, non c'è più amore, invece no, c'è ancora il sole dentro di noi. Tu che non mi credi mai, rimani con me. Passo dopo passo arrivo al giorno che non cercavo niente, ti ho incontrato all'improvviso, la scusa più banale per strapparti quel sorriso, per capire come sei, come sei. Non passa neanche un minuto che non penso a noi, tu invece hai dimenticato le mie mani, la tua pelle, tutto il bene che c'è stato. Quante notti ancora perse per amarti, perse per salvarci, adesso no, non c'è più amore, invece no, c'è ancora il sole dentro. E se non mi credi mai, quante volte ci ho sperato, adesso guarda quanta luce ha. Correre di notte, della voce di Stefano Zarfai. Terzo grado. Eh sì, caro Stefano, ci sei? Ci sono. Questo è il terzo grado, hai sentito? C'è anche la voce che diceva terzo grado, perché ora ti torchiamo bene bene, mi raccomando. Sono pronto. Sei pronto? Allora, è da correre di notte, a proposito di correre, parliamo anche di uno sport che ti ha preso ultimamente, negli ultimi anni, giusto? È diventata la mia vita, quindi anzi è uno dei miei sogni che è diventato realtà, e quindi dalla musica una trasformazione radicale, cambio pagina, anzi cambio libro, ed eccomi qui a vivere la corsa, sì, che era una mia vecchia passione, quella atletica leggera, ma questa volta nel bosco, quindi, e con una bussola e una mappa in mano, quindi orienteering. E poi, tra l'altro, se non sbaglio, tu nel 2007 hai inciso Running, l'inno ufficiale, esatto, dei mondiali juniores 2009, giusto? Esatto. Ho studiato. Decisamente, sì, non ricordavo neanche la data, visto. Però ricordiamo, per i più attenti che diranno, ma questi stanno parlando di sport, ma Stefano Zarfati non è quello che ha proposto delle belle canzoni? Ma sì, è proprio lui, C'è che ti piace, che ascolteremo dopo, ma anche altri successi, e poi così hai chiuso con la musica? La musica è qualcosa che vive sempre, ovviamente, in chi ha avuto l'opportunità di farne la propria vita, il proprio mestiere, per cui assolutamente no, non ho chiuso, ma ho chiuso a livello discografico e professionale, quello sì, non mi interessa continuare una cosa che fortunatamente ha avuto un suo ciclo e che adesso se ne sono aperti gli altri, certo. Quindi altre opportunità, nuove realtà, nuova vita, e quando si ha l'opportunità, ritengo, di realizzare i propri sogni, bisogna cogliere le occasioni e non guardarsi alle spalle con malinconia, bensì con, certo, felicità per quello che si è, per quello che è stato fatto, e guardare avanti per quello che si vuole fare, perché, certo, insomma, la strada è sempre in avanti. Quindi... Dovete sapere che questo signore nel 1996 ha venduto ben 50.000 copie di un album, che era il suo primo album, è stato disco d'oro, giusto?
era l'anno 1996, poi un mese buono, perché nel mese che è nato mio figlio, di giugno, e ha avuto il disco d'oro, ma veramente complimenti. Grazie, beh, diciamo che erano anche altri tempi dove i dischi se ne vendevano un pochino di più rispetto a quelli di adesso, però comunque disco d'oro è sempre una grandissima soddisfazione, un gran bel traguardo, ma era sempre non tanto il premio che alla fine insomma mi hanno dato simbolicamente, quanto l'idea che così tante persone sono entrate in un negozio di dischi a comprare il CD perché condividevano quello che era il mio modo di vivere la musica, di pensare. Certo. Ed era bellissimo, una condivisione così ampia è sempre qualcosa di magico. Ma sicuramente, veramente una splendida cosa. Un'altra cosa che volevo chiederti invece, Stefano, ma se non sbaglio tu nel 2011 hai scritto anche altre canzoni, l'hai scritto anche per Salvo Castagna, o sbaglio? Ma quella è stata una cosa un po' diversa nella realtà. Io scrissi molti anni prima quella canzone, non per lui, ma per Paolo Vallesi, che insomma siamo amici e avevamo lo stesso impresario nella zona della Sardegna, e allora ci capitava ogni tanto insomma di fare delle serate insieme. Allora un giorno presi e scrissi una canzone che era per lui in realtà, cioè per Paolo Vallesi, e poi Paolo Vallesi produceva Salvo Castagna e mi chiese, dopo a distanza di molti anni, visto che quella canzone non era più stata utilizzata da lui, se poteva, diciamo, dirottarla tra virgolette per Salvo Castagna. Io ho detto non ci sono problemi, la canzone l'ho scritta per te, quindi fanno l'uso che ritieni, certo, migliore, certo. Oh. Quindi la realtà era questa. Ho capito. Ma non scrivi più niente, neanche ti esibisci più niente? No, assolutamente. Orienteering e basta. Beh sì, diciamo che la musica ad un certo livello è magnifica, ma la musica più bella di tutte è quella che accompagna la propria vita, quindi ho le chitarre lì a disposizione ogni volta che ne ho bisogno. E quindi mi ritrovo a prendere la chitarra e a suonare per me stesso, a scrivere qualcosa di nuovo, anche a registrarlo. Certo. Non ho detto che non ho più inciso brani, i tre album che ho pubblicato sono meno del 50% di quello che ho scritto e anche inciso, per cui ne ho tante di canzoni inedite e che continuo ancora a scrivere, però mi diverto a farlo per me e per pochi amici, come è corretto che sia, certo. Almeno per me, insomma, come mia opinione. Ascolta Stefano, tu incontri tanti ragazzi nelle scuole per quanto riguarda l'orienteering, giusto? Sì, tantissimi. Hai scovato mai un campioncino? Guarda, devo dire che la bellezza di insegnare nelle scuole ti permette di vedere come i ragazzi vivono oggi e come e quali prospettive hanno. Mm-hmm. E come vedono se stessi, ed non è semplice oggi trovare dei ragazzi che si lasciano davvero andare, e quando si è nelle scuole la vedono soprattutto come materia scolastica quasi, mm-hmm. e quindi non sempre riescono a capire che è uno sport vero e proprio, e quando lo percepiscono allora lì tutto diventa nuovo per loro, vengono nei pomeriggi a fare gli allenamenti. Ed ecco che alla fine da cosa nasce cosa, e si iscrivono nelle gare poi regionali inizialmente, poi vanno a fare gare nazionali e lì si appassionano. E devo dire sì, ci sono dei ragazzi che sono nati con le scuole e che adesso invece fanno orienteering proprio come proprio sport, e che sono delle nostre speranze, non solo della nostra regione ma proprio della nostra nazione. Nella speranza poi che presto diventi sport olimpico. Certo, speriamo che lo diventi al più presto. Terzo grado. Lasciarsi tra-
trasportare questo amore che tra gli alti e bassi è conosciuto tutto, paradossalmente ci riporta a ricominciare, specialmente con gli errori, quelli che fanno più male. E allora giuri con te stesso, adesso basta, tiro il freno, intanto acceleri e ti superi e finisci a far l'amore per star bene, litigare, stare bene, stare male, stare bene, litigare. Niente da fare, perché l'amore è quel moto perpetuo che non fa pensare, perché il pensiero è quel moto perpetuo che non ti fa amare. Tutto quel che c'era da toccare, adesso sono qui che pregano per farsi perdonare, adesso sono qui che coprono il mio viso disperato, e ancora sono qui che provano a fermare la mia mente che ha deciso inconsciamente ancora di ricominciare, incurante del mio cuore disastrato, che può fare, può soltanto continuare, può soltanto continuare. Oh, l'amore è quel moto perpetuo che non fa pensare, perché il pensiero è quel moto perpetuo che non ti fa mai. Vorrei riuscire ad amare e pensare, ma l'equilibrio che non so trovare, perché sei tu questo moto perpetuo che non so cambiare, che non so cambiare. Radio Azimut, la radio ufficiale della Federazione Italiana Sport Orientamento, presenta Terzo grado. Tutti i desideri, sia di oggi che di ieri, sono ancora al centro dei pensieri. Perdo l'occasione, si trasforma in illusione, il sogno resta esattamente qua, ma guardo un po' più in là, con la voglia di fare, di sfare, trovare la mia strada, la mia identità, è la solita ferita, è una grotta senza uscita, un po' di luce sembra libera, è un amico che non chiama, non ne voglia di parlare, che bisogno di cambiare che c'è in me, ma improvviso tu, solidi tra la gente, ti volti lentamente, così importante sei tu, tu in un istante sei il mio primo desiderio, dimmi che fai sul serio. Solo nome che si intona a te, e il tuo sguardo travolgente mi trascina dolcemente, dove forse non avrei osato mai, ma dimmi come fai,
fidanzate. Sarà stata distrazione, sarà un'allucinazione, ma la vita adesso ha un senso insieme a te. E distinguere il dolore dall'assenza dell'amore è più facile se all'improvviso tu sorridi tra la gente, ti voti lentamente, così importante sei tu, tu che in un istante sei il mio primo desiderio. Ancora ben sintonizzati su Radio Azimut, Alex De Sì e Stefano Mappa qui in studio e in diretta telefonica per quanto riguarda il terzo grado del nostro appuntamento di quest'oggi, Stefano Zarfati. Terzo grado. La progettualità che sviluppi nelle scuole, in quale modo così risultano utili a questi studenti? La maniera migliore che finora, 10 anni che insegno nelle scuole, ho scoperto essere quella più efficace, ecco, diciamo così, è quello di proporre loro cose che sono certamente alla loro portata e divertenti, perché cosa potrebbero fare, come potrebbero diventare dal punto di vista agonistico come atleti, ma al tempo stesso lasciarli vivere l'orienteering a proprio modo e spiegare le nozioni base e poi certamente portarli a contatto con la natura, cosa che sembra scontato per molti, ma la realtà non è così. Ci sono tante paure, a volte il primo approccio è quello all'interno del cortile della scuola e spesso mi dicono: ma possiamo farlo a coppie? Cortile della scuola, per dire, no? Sì, sì. Ed è una sciocchezza quella lì, però poi rispecchia quelle che sono le paure che spesso e volentieri la nostra società infonde, le incertezze, i dubbi, che non è corretto che invece che esistano, e questo sport invece sviluppa la sicurezza interiore. E quando poi terminano il percorso che normalmente noi facciamo di 3 incontri, ma ci sono licei sportivi il cui biennio l'orienteering è obbligatorio, dove facciamo addirittura 8, 9, 10 incontri, e alla fine sono proprio persone che certamente si vede lontano un chilometro che hanno acquisito qualcosa di in più, ma proprio anche per loro stessi, non solo a livello sportivo. Ascolta, 3 motivi per avvicinarsi all'orienteering. La natura innanzitutto, perché ti permette di viverla nel modo più spontaneo, che è quello che l'essere umano dovrebbe normalmente avere, quindi non averne paura ma farne parte. Poi come sport a livello proprio fisico permette di muoversi in posti dove non ci sono neanche dei sentieri, quindi ti aiuta a sviluppare i muscoli in modo completo, quindi è uno sport molto completo. E il terzo è quello della vita sociale, cioè vivere anche e conoscere nuovi gruppi di persone che hanno grande rispetto l'uno dell'altro e quindi conoscere un nuovo mondo che è quello della, guarda, mi viene da dirlo perché, quindi lo dico, sì, della purezza, perché effettivamente se un giorno ti capiterà mai di venire a fare, anzi ti costringerò, te e tuo figlio che è nato a giugno, ti costringerò a venire a fare una garetta ad orienteering, scoprirai che le persone che si avvicinano a questo sport hanno un'anima proprio bella, nel senso
si fanno gare a volte con migliaia di persone in posti naturali, dove se arrivi durante la gara sembra che lì dopo ci sarà il disastro, poi terminata la gara non c'è neanche un pezzettino di carta per terra, al massimo un po' di erbetta schiacciata, e questo fa capire qual è la forma di rispetto maggiore che secondo me dovrebbe essere, esistere, certo, sempre, che è quella per la natura e per il prossimo. Qual è il tuo sogno per l'orienteering nei prossimi anni? Che diventi velocemente sport olimpico, di modo che le persone, grazie alla TV, vengano a conoscerlo in maniera ufficiale e non lo considerino come uno sport, diciamo, d'élite, perché effettivamente correre in bosco potrebbe far pensare che sia una cosa un po' da nicchia, invece non è così assolutamente, è alla portata di tutti, di tutte le età, da bambini di pochissimi anni, 5-6 anni, a 95 anni di età, come per esempio è capitato. 95 anni? Sì. Ti posso assicurare che nei mondiali master ci sono persone che arrivano a quell'età ancora ad andare in bosco, e ti parlo di bosco, non passeggiatina sul sentierino. Ovviamente magari non correndo, ciascuno con la propria velocità, ciascuno con le proprie possibilità, però è uno sport estremamente aperto a tutti. La prossima gara dove parteciperai? Hai già in programma? Che parteciperò io? Sì. Guarda, mi auguro adesso di vivere, di allenarmi per bene, voglio dire, per vivere in modo sereno quantomeno i prossimi campionati italiani sprint, quindi questa è quella che mi auguro tanto, di arrivarci in condizioni dignitose, almeno per dire ok, vado, e poi quel che viene viene. Oh, io ti ringrazio, è stata veramente una bella chiacchierata, Stefano. Grazie a te. Però non posso non farti fare un giochetto. Tu sei cantante e tutti i cantanti dovrebbero canticchiare un pezzetto della canzone, almeno di C'è che ti piace, dai. Bene, dai, quindi devo farlo da adesso. Sì, adesso, così live. Aspetta un attimo. Sì, vediamo, io aspetto, se... tranquillo. Chissà se mi ricordo ancora gli accordi, aspetta. Ah, con la chitarra. Tiro giù la chitarra. Oh, allora, bello, il io bello. Non lo so, sì. Il bello della diretta, questo, C'è che ti piace farti bella con il trucco della sera, uscire poi alla moda, una nera mini corta, e il resto lo fate voi. Va benissimo, ti ringrazio, alla prossima, ciao Stefano. Ciao, grazie. Radio Azimut. Farti bella con il trucco della sera, uscire poi la moda con la nera mini corta. C'è che ti senti più importante, gli attraente tra la gente, sei bellissima. E già mi viene la pelle d'oca a pensare al tuo sapore, a immaginare come sei. Io che vorrei averti mia, nonostante penso è solo fantasia. C'è che ti piace essere bella quando esci con le amiche, tutta profumata, dolcemente provocante. C'è che ti viene naturale ogni gesto particolare, sei romantica, così magica. Passeranno i maghi a detti tutta mia all'amore. Ora tanto
legherei stretto a me, ti legherei insieme a me. Io che vorrei averti mia, nonostante penso è solo fantasia. E non so come fare, dovrei inventare un motivo, una scusa per portarti via con me. E chissà quante notti e quante albe passeranno prima di averti tutta mia all'amore. Non attacco, è l'amore che ci porta via con sé. Ti piace farti bella, avevi ragione. Guarda, forse è il nome, non lo so, i Stefano sono eccezionali, ma veramente era un grande uomo Stefano Zarfatti. Siamo forti. Siete fortissimi, veramente. Oh, abbiamo fatto le quattro chiacchiere con Stefano Zarfatti, con il nostro terzo grado, e siamo giunti anche al termine di questo nostro primo appuntamento. Io ti ringrazio. Grazie a voi. E di nuovo mi dà del voi, mi dà del voi. A voi Radio Stella Città, chiaramente, a te Alex, che ti sei prestato a questa nostra iniziativa, diciamo, editoriale della Federazione Italiana Sport Orientamento. All'appuntamento e alla prossima, sempre qui. Ciao. Esatto. Ciao a tutti. Radio Azimut e il terzo grado tornerà la prossima volta, sempre qui.